Cari amici, buona giornata. Oggi 13 febbraio 2018. Questa è la terza edizione della nostra rassegna stampa, che vi ricordo, la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Restituzione Movimento 5 Stelle, Di Maio presenta i suoi bonifici, ho versato 370.000 euro. Renzi ha restituito solo Berlusconi. I vertici e lo staff al lavoro per controllare le cifre effettivamente restituite e individuare chi ha mentito, insomma. Mancano circa 1.400.000 euro. Oggi i parlamentari uscenti convocati a Roma per documentare i rimborsi. La senatrice Lezzi riconosce un bonifico non eseguito da 3.500 euro del 2014. Dice che fu negligenza. Livorno uccide la ex moglie a coltellate e poi si suicida. Era stato ai domiciliari per stalking. A trovarla ormai priva di vita in un lago di sangue è stato l'attuale compagno che era andato a cercare la donna perché non rispondeva al telefono. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'omicidio è avvenuto al culmine di una lite. Oxfam, The Times scrive: numero uno della ONG Mark Golding era a conoscenza degli abusi segnalati. Non si arresta l'onda di rivelazioni sulla ONG. Dopo le dimissioni della numero due, il giornale britannico continua a scavare e punta il dito contro il Kiev Executive. Elezioni in Lombardia, la Lega cerca e trova il sostegno dell'ultradestra. Borghezio, in lealtà e azione, dice di loro mi piace tutto. Non è passata inosservata la presenza di alcuni militanti di Lealtà Azione, associazione vicina agli Hammerskin milanesi, ai banchetti elettorali dei candidati della Lega. E in occasione della sua terza presenza nei mercati cittadini, Massimiliano Bastone, candidato alla Regione Lombardia, ha confermato di averne l'appoggio. Ferrovie Sud-Est, la procura chiede il carcere per il Fiorillo. Dai domiciliari sfrutta i soldi della bancarotta, dicono. Secondo i PM del capoluogo, l'ex amministratore unico dell'azienda di trasporto pugliese deve andare in prigione perché è in grado di pagare un affitto di 30.000 euro. Segno evidente che nonostante i suoi problemi giudiziari, i sequestri della Corte dei Conti, del giudice civile e ora di quello penale, ha potuto mettere da parte una discreta somma di denaro, frutto appunto della sua attività illecita. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.